Giornata della memoria. In questi giorni ricorre il ricordo di quanto successo ormai quasi un secolo fa. Sentiamo i rodigini se pensano che è ancora importante ricordare, soprattutto vedendo al panorama internazionale di oggi. Certo, secondo me è molto importante, specialmente per i giovani. Forse così riescono almeno a farsi un'idea di quanto i nostri nonni e zii e così hanno subito, e sensibilizzare appunto il comportamento di quest'oggi, insomma. Sì, è molto importante anche per le guerre che ci sono, ma anche per il razzismo che continua ad esserci qua in Italia e anche in tutto il mondo. E quindi sì, secondo me è molto importante, soprattutto per i giovani, perché ormai i nostri vecchi anziani la storia la sanno e l'hanno vissuta, è più per la nostra generazione, quella più piccola anche di noi, che magari si continuano con magari anche le piccole cose, con il bullismo anche nei confronti dei ragazzi di colore, ecco. Quindi sì, è importante. Assolutamente sì, proprio per quello che sta succedendo nel mondo è importante ricordare. È importante ricordare che abbiamo quanto mai bisogno di pace, mai come in questo momento abbiamo bisogno di pace, abbiamo bisogno di fermarci, di riscoprire dei tavoli internazionali dove ci si confronta non con le armi ma con la parola, che è sempre la cosa migliore. Io auspico che la giornata della memoria sia un ulteriore momento di confronto, proprio per quello che sta succedendo in Palestina, proprio per quello che sta succedendo un po' in tutto il mondo, perché questo periodo ci vede veramente in difficoltà e queste difficoltà si riversano poi su tutti i popoli, e quindi auspico memoria, auspico che la storia insegni qualcosa anche se a volte non sembra, e auspico che possano ritrovare dei tavoli internazionali di trattativa. Sì, certamente è importante ricordare, perché ci sono degli orrori di cui noi non abbiamo neanche la possibilità di immaginare la portata, secondo me, oggi, perché siamo cresciuti in un certo senso viziati, diciamo. Però anche leggendo le testimonianze di chi appunto ha vissuto quel periodo, i campi di concentramento eccetera, se uno riesce a leggerle calandosi proprio in quella situazione lì, è un orrore senza fine. Quindi il difficile è far capire questa cosa. Però